Zombie Apocalypse. Buongiorno a tutti e a tutti, nuovo video, chiacchiericcio, come state? Spero bene. Allora, buona domenica a tutte e tanti auguri, buona vigilia a tutte e a tutti. Come state? Io benino, dai. Se ogni tanto vedrete sto a fare il video perché... perché riesco che siamo solo io e voi, quindi no, nel senso che preferisco che mia nonna non senta sempre quello che devo dire, perché mi metto un po' a disagio a parlare mentre c'è mia nonna, o un po' perché lei si vuole mischiare e un po' perché lei... se mi sentite con la voce un po' è perché sono raffreddata, però mi andava lo stesso di registrare i video. Ve l'avevo detto che registrerò video anche nel giorno di Natale, ed eccomi qua. E questo giorno stesso, non so se ve lo ricordavate, aspettate un attimo, allora eccomi qua, vi dicevo, in questo giorno stesso avevo aperto il mio canale YouTube nel 2013 del 24 dicembre, non so se ve lo ricordate, che nuovo non lo sapeva, ma adesso lo sapete, invece dei vecchi iscritti, penso che ve lo ricordiate che il 24 dicembre del 2013 avevo aperto il mio canale YouTube. Esatto. Quindi niente, se guardo di là è per questo che non si arriva mia nonna, ecco perché. Niente, questo è il mio giorno più bello, perché il giorno più bello nel senso che perché ho aperto il mio canale YouTube e ci tenevo a fare un po' di compagnia a voi, ovvero l'ho aperto da tanto tempo, anzi l'ho cancellato per errore e con tanto dispiacere, però questo qua è nuovo, anche se non è tanto nuovo, però mi andava lo stesso di riaprirlo da capo e riprovarci da capo. Questo canale pare che è stato aperto il 27 marzo, sì, del 2020 o 21, no, 2020 mi pare, sì. Quindi niente, sperando che adesso riesco a farlo crescere questo canale YouTube, e non voglio neanche dirvi crescere per andare dove, comunque me lo tengo solo per hobby, ma mi auguro che l'indomani possa diventare qualcuna qua su YouTube. Non voglio fare troppo la... quella che se la tira, perché c'è poco da dire, però mi piacerebbe, ho questo sogno di diventare una vera YouTuber, che ancora non lo sono, anzi mi dicono molti, ma se fai video su YouTube vuol dire che sei una YouTuber, insomma si può dire di sì come no, perché comunque non lo so ragazze, preferisco che al momento dico che sono una ragazza che fa video su YouTube piuttosto che dire che sono una YouTuber. Sì, sarò una YouTuber quando arriverà a 1000 o più di 1000 iscritti, ma al momento non sono una YouTuber, o a 300.000 iscritti. Al momento non c'è cosa che tenga, quindi non lo so ragazzi, quindi non ne ho idea. Però mi piacerebbe tanto poter far crescere questo mio sogno, coltivare questo mio sogno di crescere su YouTube, non sarebbe male per niente. Oggi cosa faremo domenica? Nulla, non so se sto a pranzo dovrò mangiare spezzatino, presumo di sì, perché pesce oggi non se ne parla, mi sa che il pesce ieri se lo sono mangiati tutti loro i miei zii, e vabbè. Oggi ci sta che mangiamo solamente carne, vabbè, pesce è sempre carne, però oggi si mangia proprio carne vera e propria, sarebbe, se non erro, lo spezzatino, non vorrei dire una bufala.
poi nulla, un bel caffèuccio che ci sta sempre, no, caffè, diciamo caffè, quello che duro qua, se no si stanca, se ne va. Non va bene il caffè, perché il caffè è bello dire caffè. A me va di dire così, però dico caffè che è meglio. Ah, mi vedete seduta sul mio divano perché sto più comoda qua e direi comoda qui. Poi quando mi devo truccare, sempre che mi debba truccare, mi sposto dico, da qualche altra parte per fare i video su YouTube. Nel frattempo, tra poco, quando viene la mamma mia, mi ascolterò la Santa Messa. Se volete vi prendo e partecipi, ma non so se YouTube è d'accordo, perché non vorrei fare il copyright di YouTube. Vi va bene, comment. E niente. Questo era un video per chiacchierare con voi. Vi auguro buona domenica, ma soprattutto buona vigilia a tutte. E domani, appunto, che è Natale, se non è oggi, non mi ricordo se il 24 o 25, comunque sempre Natale, eh. Buon Natale, buon anno a tutti e buon sereno, felice, appunto, come ribadisco, felice anno e felice Natale, sperando che sia un anno migliore per tutti. Sì, lo so, si ripete la stessa cantilena, ma io dico, speriamo veramente che sia un anno felice per tutti, perché ho i miei dubbi, ho veramente i dubbietti. Qua però non è un bel cielo, c'è sole, ma è un po' nuvoloso. Ieri c'era un vento da paura, ma veramente un vento da paura qua a Palau. Non so adesso se si è calmato, ma presumo di sì. A me fanno male da morire le orecchie, non so cosa mi sta succedendo. Però quando mi fanno male le orecchie le metto al calduccio, ovvio, come giusto che sia. Mi è fatto un po' una cosa spartana, però vabbè, spartana. Gli ho croccato un po' i capelli, me li ho un po' attorcigliati, perché come li avevo stamattina, sembrava uno spaventapasseri. Vabbè, comunque niente. Come sto io? Non sto benissimo, perché gli ho beccato una bella influenza, l'ho detto a una mia amica di YouTube, anzi a uno di voi l'ho detta, il quaderno delle ricette di Anna, che sono con il raffreddore. Non ho febbre, se mi chiedete se ho fatto il tampone, non ho fatto il tampone perché l'ho fatto gli anni passati, l'anno scorso l'ho fatto, se non mi ricordo male io, però non mi va a me di rifarlo di nuovo. Anche perché non sono sempre a contatto con nessuno, quindi, cioè, nel senso, in teoria sono sempre chiusa in casa, quindi che me ne faccio di fare il tampone? Sono io, mia nonna e basta, quindi non credo che devo fare il tampone, quindi va bene così, sono sempre chiusa in casa tanto. Aspettate un attimo. Eccoci qua, allora, praticamente cosa vi stavo dicendo? Non mi ricordo più nulla, boh, strana cosa, non mi ricordo più niente. Ah sì, che non ho fatto il tampone, però alla fine è risultato che ero negativa l'anno scorso, perché non oggi, non ho fatto il tampone, però come si suol dire, non ho fatto nessun strallato, ovvero non sono uscita in tutti questi giorni, perché ero sempre a casa, a casa, a casa, a casa. Quindi perché devo fare il tampone se non c'ho virus, se non c'ho niente? Mi chiedo io, quindi va bene così per me. Quindi e niente, sto prendendo un sacco di medicine perché le medicine purtroppo vanno prese. Ho la gola veramente non in fiamme, ma di più, tra tosse, moccio e quindi me ne metto. Non ho febbre, ci tengo a ripeterlo. Non ho febbre però. Non sto bene perché ieri avevo dei brividi di freddo, delle fitte di freddo schifosissime. Però adesso come sono un po' ritornata, non dico quasi come nuova, però non ho più quelle fitte di freddo perché sono stata quasi tutta la notte al calduccio. Poi verso le 2 o le 3 mi ho preso un bel caffè per guardare i vostri video.
tenere un po' di compagnia. Tutto lì. E quindi, perdonatemi se la mia faccia è un po' sfatta, naso che è chiuso e tutto quanto, vero? Naso tappato e tutte queste cose qui, però quando sono con naso tappato è per questa cosa, perché come si dice? Sì, ragazze, sono tutta no comment di come sono, no comment, sono veramente distrutta e sfatta. E vabbè, ci può stare, dai. Sì, avete appena sentito la tosse, perché quella è la mia vera tosse, la tosse della mia disgrazia, visto che sono tutta presa dal raffreddore, quindi vabbè, niente. Ok, ragazze, io adesso vi lascio perché non lo so se continuare a fare qualche altra clip. Io mi sa che per adesso ne faccio un'altra clip, magari di altre cose che mi fanno a me, non lo so, vediamo. Non ho ancora la più pallida idea di che cavolo di video vorrei portare sul canale durante tutta questa vigilia. O se no vediamo domani se fare un altro video. Che allora, oggi sono la vigilia, domani 25. In questi giorni ci dovrebbe essere, anzi no, tra questi giorni sarà il Capodanno. A Capodanno vediamo se riesco a registrare qualche altro video, va bene, tra la festività e il Capodanno, e poi le festività di Capodanno e poi anche l'anno prossimo, vediamo. Ciao. Grazie, grazie della compagnia e grazie anche per l'ascolto. Un bacio. Non ve lo ricordo all'inizio, ma ve lo dico alla fine. Un bel like di supporto, un commentino qua sotto, nella sezione garbatamente dei commenti. E niente, se va iscrivetevi, attivate la campanella e ciao. A presto, un bacione. Ciao, ragazze. Zombie apocalypse.